ragazzi, prima di cominciare volevo tanto ringraziarvi, cioè non posso ringraziare, non posso dirvi quanto vorrei dire grazie perché abbiamo raggiunto la soglia di 300 iscritti. È qualcosa di strepitoso, veramente. Questo infatti ho fatto un video circa 2 settimane fa, che ho fatto la live di FIFA 21 con la carriera dell'allenatore del Middlesbrough. Dunque vi ho ringraziato, adesso siamo circa sui 300 40 iscritti, un po' di più, ecco, quindi sempre veramente grazie per crescere ogni giorno, continuamente, costantemente. Per oggi, ecco, volevo fare, era il mio primo speciale, devo dire la verità, perché non ho fatto né quello dei 100 né quello dei 200, o per qualcuno che è preciso né quello dei 50, dei 150, dei 250. Però appunto, ecco, questo volevo farlo perché mi sembrava giusto farlo. Poi non so quanto durerà, credo molto, ma spero di farlo durare il meno possibile. Guardate la durata, io ovviamente non la so attualmente. Però comunque, ecco, grazie, 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 grazie. Non smetterò mai di dirvi grazie e forse tutti questi grazie li farò in un altro video, ecco. Solo detto ciò, vi lascio al video. Ci ritroviamo qui con un nuovo video. Oggi, ragazzi, lo speciale 300 iscritti è arrivato. La top 100 giocatori più forti al mondo. In verità sono nei top 5 campionati europei, però vabbè. Ma oggi veramente sono pronto a tutte le critiche. Sono pronto, scrivetemi nei commenti tutte le critiche. Io sono pronto, voglio vedervi però scrivere, perché se criticate scrivete subito in chat, ovviamente. E nei commenti scrivete la vostra, non dico top 100, magari la top 20, top 10, top 25, top 30, quello che volete, top 15. Detto ciò, iniziamo. Allora, ovviamente ho scaglionato tutto ciò in 10 parti. In 10, dunque dalla 100 alla 91, alla 91esima posizione. Il primo giocatore, il centesimo, nonché è Mats Hummels. Voi direte, ammazza, ma che hai trovato per mettere Hummels centesimo? Perché comunque è un signor difensore tedesco, no? Ma che ci hai trovato per mettere un centesimo? E devo dire la verità che trovare 100 giocatori, cioè trovare 100 giocatori non è stato difficile, anzi è stato veramente, cioè è stato facile, però ho dovuto escludere comunque a tantissimi giocatori ovviamente dalla lista, ma il problema è stato fare la classifica perché dovevi coordinare tutte le posizioni. Ma dici, beh, Hummels, per esempio, faccio un esempio, Hummels è più scarso di Theo Hernandez. Poi ti dimentichi e allora metto Hummels, Hernandez, Hummels, mettili Hummels, ti fai 20 gradini e poi ti metti te Hernandez. Quindi questo è stato un po' il problema, però dai, ce la caviamo. Quindi, centesima posizione per Mats Hummels, 99esima posizione per Sergio Busquets, 98esima posizione, questo è uno degli scandali di questa classifica, Marco Reus, 97esima posizione Eden Hazard, signori, Eden Hazard. Voi direte, ma è Thorgan, credo. No, è Eden Hazard, quello del Real. E qua sono pronto nei commenti. 96esima posizione, Moise Kean. 95esima posizione, Dries Mertens. 94esima posizione, Giorgio Chiellini. 93esima posizione, Casemiro. 92esima, Saul. 91esima Lacazette, e qui insomma ci sono le immagini di Hazard e Reus, che appunto sono i due simboli di questa classifica dalla 100esima alla 91esima. In questa classifica ci sono stati solo, tranne Ken, solo Italia e Spagna come campionati. Siamo dalla 90esima all'81esima posizione, signori. 90esimo Odegaard dell'Arsenal. 89esima posizione Luis Alberto, 88esima Pedri del Barça, 87esima Dybala, signore. Voi direte, vabbè, Dybala lo metti 40, però io mi sono affidato sia alla storia, ma mi sono affidato a, signori, a quello che stanno attualmente facendo. Dybala non sta facendo niente, ha fatto un gol, 2-3 assist, basta, 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 non ha fatto nient'altro. 86esima posizione, Bernardo Silva, e qua su un Bernardo Silva è qualcosa di clamoroso.
35esima posizione Zaniolo. Zaniolo è un po' retrocesso nei ranking, secondo me, per l'ultima stagione, ecco, pena di infortuni. 84esima Kai Havertz, non ha, diciamo, reso al meglio. 83esima posizione El Matador Cavani. 82esima posizione Ansu Fati. 81esima posizione Thiago Alcantara. I principali profili sono ovviamente quello di Ansu Fati e quello di Zaniolo, però c'è anche Bernardo Silva, ce ne sono tanti veramente. Adesso signore, 80esima, 71esima posizione. Tornando al 80esimo, quello che dicevo prima, vabbè, comunque l'ho messo 80esimo. 79esimo Muller, 78esimo Llorente, quello non dell'Udinese, quello dell'Atletico, 77esimo El Nesri, 76esimo Chiesa. E forse qui poteva essere un po' più buono, però vabbè. 75esimo Pogba, 64esimo Coman, 73esimo Aubameyang, 72esimo Kanté, 71esimo Kessié. E i principali nomi sono Muller e Kessié. Kessié anche lui si meritava qualcosa di più, forse. E adesso passiamo dalla 70esima alla 61esima posizione. 70esimo il Kun Agüero ha fatto un gol su rigore in tutta la stagione. Ho deciso di penalizzarlo, ecco. 71esima posizione Diogo Jota, anche qui poteva essere un po' più buono. 68esima posizione Valverde, 67esima posizione Fabinho, 66esima posizione Werner, anche qui sono stato molto cattivo con Werner, però se lo merita secondo me. 65esima posizione Vinicius, 64esima posizione Varane, 73esima posizione Milinkovic-Savic, 62esima posizione Hakim Ziyech, 61esima posizione Phil Foden, e le principali immagini sono quelle di il Kun Agüero e Timo Werner. Ecco, una classifica. Questa è stata una delle più difficili, ecco, bisogna dirlo, dalla 70esima alla 61esima. Adesso dalla 60esima alla 51esima ci avviciniamo sempre di più alla top 50. Come 60esimo, Timo Werner. Luka Modric 59esimo, Eriksen 58esimo, Sterling 57esimo, Gabriel Jesus 57esimo, qui con Sterling, Gabriel Jesus poteva essere anche un po' più buono, anche con Modric. 55esimo Sané, 54esimo Kroos, 53esimo Giroud, 52esimo Insigne e 51esimo Luis Muriel, che dunque è peccato, mi spiace per Muriel e Insigne, però non riescono ad entrare nella top 50. E le immagini principali sono quelle di Luis Muriel e di Raheem Sterling. 50esima, 40esima posizione. Siamo nella parte calda. Siamo nella top 50. 50esimo De Ligt, 49esimo Morata, 48esimo Marquinhos, 47esimo Navas, 46esimo Gnabry, 45esimo Rashford, 44esimo Depay, 43esimo Donnarumma, 42esimo Wijnaldum, 41esimo Hugh de... no, Hugh. Frankie de Jong. Le principali immagini sono quelle di De Ligt e Donnarumma. Veramente una classifica questa qui che non so se molti, cioè Donnarumma, De Jong, Rashford, Gnabry, De Ligt, ve lo sarete aspettati un po' più alti, però ecco, li ho un po' retrocessi perché dopo ci sono veramente i campioni di alto genere. Quarantesima, 31esima posizione, 40esimo Andrew Robertson del Liverpool, Jadon Sancho 39esimo, Lautaro Martinez 38esimo, 37esimo Ederson, portiere del City, 36esimo altro giocatore del City, ma stavolta il Kai Gundogan, 35esimo Joao Felix, 34esimo Goretzka, 33esimo Griezmann, 32esimo Alisson, 31esimo Barella, e le immagini principali sono proprio quelle di Barella e di Griezmann. Qui un po' sono stato troppo buono con Griezmann, con Barella, con Joao Felix, secondo me sono stato anche troppo buono, anche con Lautaro forse, anche con Sancho, anche con Robertson. Però ecco, li ho voluti mettere in questa posizione. Adesso signore, passiamo dalla 30esima alla 21esima posizione. 30esimo è il Fideo Di Maria, no, 29esimo Harry Kane, 28esimo Ter Stegen, 27esimo Alfonso Davies, 26esimo Hakimi, e questo è stato veramente tanto tanto buono. 25esimo Luis Suarez, 24esimo Son, 23esimo Firmino, 22esimo Immobile, 21esimo Courtois. E anche qui sono stato un po' buono con Immobile, però mi sono anche, e con Firmino e con Hakimi soprattutto, però mi sono fidato anche quello che ha fatto nella 2020. Visto che stiamo facendo un discorso 2020-2021. I principali giocatori sono dunque Hakimi e Kane, le sorprese. E adesso, questi erano già tanti nomi caldi, questi dalla 30esima alla 21esima, però adesso nella top 20 vedrete delle cose pazzesche. 20esima, 11esima posizione, dunque Ibrahimovic, 20esima posizione, qui... questo è stato veramente tanto, tanto, tanto... Mi è piaciuto molto vederlo 20esimo qui Ibrahimovic, mi sono proprio contento di aver dato questa chance.
19° Oblak, 17° 18° Alexander Arnold, 17° Sergio Ramos, 16° Van Dijk, 15° Mané, 14° Neuer, 13° Lukaku, 12° Kimmich, 11° Benzema. I principali profili sono quello di Ibrahimovic e Romelu Lukaku, non per caso, i due di Milano. Detto ciò, la top 10 è arrivata. Preparatevi, fate screenshot, fate tutto quello che volete. Preparatevi, eccola la top 10. La top 10 tanto desiderata è qui sotto. Pronti? Siete? State registrando? No, non registrate che è copyright, però screenshotate. Credo che sia così. Top 10. Decima posizione per Oblak. Nona posizione per De Bruyne. Ottava posizione per Lewandowski. Settima posizione per Salah. Sesta posizione per Bruno Fernandes. Quinta posizione per Neymar, è stato buonissimo qua. Quarta posizione per Ronaldo. Terza posizione per Haaland. Seconda posizione, ce ne sono due, Messi e Mbappé. Seconda posizione per Lionel Messi. Prima posizione per lui, Kylian Mbappé, il campione. E qui c'è solo da applaudere. E qui c'è solo da applaudere perché questa top 3 che vedete, Haaland, Messi e Mbappé. Tolto Messi, che è il dio del calcio, se mettiamo Mbappé ed Haaland, sono il futuro del calcio mondiale. E gli auguro il meglio. E le principali immagini sono quelle di Erling Braut Haaland e Kylian Mbappé, come dicevo prima. Dunque, ragazzi, avete fatto lo screenshot? Bene, ne sono felice. Come ho detto prima, non sono voluto stare qui a fare tutto il motivo perché le ho messe nella centesima posizione, i giocatori nelle varie 100 posizioni. Mi sono affidato solo a dirle, a elencarle, ecco, per parlare, però. Ecco, non ho voluto allungare troppo questo video che comunque è sopra gli 11 minuti circa, no? E quindi spero che avete fatto il screenshot. Ho detto ciò, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, mi raccomando, cliccate qui sotto, c'è un tasto, se non siete ancora iscritti, c'è un tasto rosso con scritto iscriviti, cliccate lì attivando la campanellina lì a destra, leggermente a destra del tasto iscriviti, lasciate like, ma spolliciate, condividete questo video per espandere questa top 10, perché questa top 100 giocatori più forti al mondo. Lo so, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!